Ciao a tutti ragazzi, sono DarioBoe e benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Rubino Omega. Allora, bene, eravamo arrivati a Ferrugiopoli, città della prima palestra, come ci aveva consigliato il nostro padre di batterla, perché noi batteremo tutte le palestre, sconfiggeremo i Super 4 e diventeremo i campioni di questa regione. Dovremmo affrontare la palestra. Allora, non so se ancora si affrontarla in questo tour, in questo episodio, perché voglio allenare un po' i Pokémon, magari off camera, così non vi annoiate troppo. Figo, cambia l'inquadratura. È una cosa che non succede nei vecchi giochi, ma della quinta generazione c'è. Proviamo a entrare un attimo a vedere com'è la palestra. Ah, ciao, sei un nuovo sfidante? Io sì. Io sono Petra, la capo palestra di Ferrugiopoli. Sono entrata a capo palestra per mettere in pratica nella lotta quello che ho imparato alla scuola per allenatori. Pensi di essere in grado di sconfiggermi? Ah, beh, certo. Se ci uscirà ti consiglio la medaglia di questa palestra. Vieni a sfidarmi se hai coraggio. Voglio proprio vedere di cosa sei capace. A presto. Beh ragazzi, già il nome vi dice tutto. Poi vedete. Mi sono fuoco da solo, perfetto. Vedete cos'è, avete già capito il tipo probabilmente. Ehi, come va? Ascolta bene, vuoi diventare campione? Ah, certo. Non sono un allenatore, ma posso darti alcune dritte per vincere. Ok, fai fatto. Tu ti ritrovi a diventare campione. Come allenatore hai il compito di vincere medaglie, giusto? Giusto, ma i capo palestra sono degli ossi duri. Ecco qui entro in gioco io, ascolta quello che sto per dirti. Petra, la capo palestra, vuoi il Pokémon di tipo roccia? Bravi ragazzi, avete indovinato. Se non avete indovinato, vabbè, non avete indovinato. Il tipo roccia è molto resistente, ma è debole alle mosse acqua e erba. Beh, io c'ho un Pokémon erba. Se riesci a battere la capo palestra, torna a trovarmi, buona fortuna. Beh ragazzi, io propongo di allenare gli allenatori. Beh ragazzi, io sarei potuto benissimo andare anche qua, Però abbattiamo gli allenatori così magari faccio un po' di esperienza con i Pokémon. Elia, bullo. Elia, mio amico, dove sono appena stato a fare un giro con lui, vabbè. Ecco, adesso mi ritrovo qua sul gioco. Ciao Elia, ti voglio bene. Assorbimento. Sto cercando di mettere a fuoco, ecco bene. Resiste? Vigore, lascia soltanto un punto di. Soltanto un punto vita. C'è un punto salute, si chiama questo Pokémon, mi sembra. E ora finiamolo con un attacco rapido, dai. Livello 12 per Trico. Vingolo 5, vabbè dai, Vingolo non è che ci interessa molto. Ho imparato Supersuono, che confonde mi sembra. Un altro Geodude, ok, continuiamo a lottare. La cavo palestra ce la teniamo per la prossima puntata, dove avremo la prima medaglia. Appena finito di registrare questo video, lo edito e lo metto a caricare, poi dopo mi metto a fare anche, continuo con un video della prossima traduzione che carico mercoledì. Pucciniere impara morso, una mossa del suo tipo. Ecco, sarebbe potuto passare sempre più di qua, però voglio allenarmi. Vi dico soltanto se non volete affrontare gli allenatori. Tommy, bullo, mamma in campo già. Andiamo solo, dai, lo affrontiamo, lo sconfiggiamo facilmente. Vigore, sopporta il colpo. La difesa del nemico aumenta, è tipo il suo scudo, credo. E un altro attacco rapido. E finisce il tappeto. Ralse è salito a livello 10 e Wingull al 6. Sconfitto Tommy. Wow, ne ha di talento. Grazie, grazie. Ora dammi i soldi. Bravo. Ecco, anche qua potrei benissimo passarle dietro, ma ha detto che per provare la sua forza che c'è soltanto una persona allo scuola dell'allenatore più potente di lei, Floriana Scolare. Mamma in campo Geodude. Ma ragazzi, forse ce la faccio a battere la capo palestra in questo stesso episodio.
Ecco qua Toriko contro il Geodude. Mi sa che useremo Toriko per fare questa, per affrontare la capo palestra. Oh, non ha vigore, lo sconfiggiamo anche subito. Ed è il livello 13. Mega assorbimento, cioè gli facciamo indicare assorbimento per mega assorbimento. Bene. È sceso al terzo posto. Non tanto niente, campione normale. Allora bene, dai ragazzi, abbiamo 5 minuti, la affrontiamo, dai. E gli occhi rossi. Eccoci qua. Avevo la sensazione che tu e la tua squadra saresti riusciti ad arrivare fin qui. Mostrami come lotti e quali Pokémon usi. Petra, intanto solo si vede la roccia che scorre. Quella è la sagoma della medaglia. Manda Geodude. Ha due Pokémon, dai, spero di riuscire a sconfiggere. Abbiamo 4 minuti scarsi. Oh, comunque è tosto. C'è livello 12. Ma non è un problema, perché abbiamo fatto mega assorbimenti. Adesso Pokémon diventano potenti. E non ho visto che mossa era. Roccia tomba, evidentemente, perché ha tolto la difesa. La velocità, scusa, la velocità. Ah, usa una pozione. Butta bastarda. Lei possiamo insultarla perché tanto noi amiamo soltanto Vera, non la tradiremo mai con questa qua, Petra. Sconfiggiamo con assorbimento. Allo stesso tempo ci rigeneriamo. Credo che le lascerò giga assorbimento come una delle mosse alla fine. Giga assorbimento che è la mossa ancora più potente di mega assorbimento. Wingull sarà livello 7, ma non importa perché non usiamo Wingull. Nosepass. Continuiamo. Ecco fatto. Mega assorbimento. È a livello 14, ma non importa. Ok, gli abbiamo tolto pochetto, è anche di un livello in più di noi. Non è importante. Ma noi è più veloce, perché è più veloce di noi. Ma noi tanto ci curiamo. E lo sconfiggiamo. E anche a livello 14. Pucciglione a livello 11, bene. Ho sconfitto Petra, capo palestra. Ho perso, si vede che ho ancora tanta strada da fare. Dai, ho vinto 1680 soldi. Forse un po' avventura, un po' messa male la qualità del video. Mi dispiace ragazzi, perché mi sono distratto durante la lotta. Allora, secondo le regole della Lega Pokémon, gli allenatori che viene conferita una medaglia se sconfiggono un capo palestra. Ti prego di accettare questo riconoscimento ufficiale della Lega Pokémon, la medaglia pietra. Riceve la medaglia pietra da Petra. Grazie alla medaglia pietra i tuoi Pokémon potranno usare la mossa taglio fuori dalla lotta. Molto bene. Inoltre, fino a livello Pokémon seguiranno diligentemente le tue indicazioni, compresi quelli ottenuti tramite scambi. E per finire, accetta anche questa. Roccia tomba. Forte come mossa. Questa mossa infligge danni se scagliando rocce sull'avversario ne fa diminuire la velocità. Usando l'MT Pokémon impareranno le mosse immediatamente. Puoi usarle tutte le volte che vuoi, quindi non fate problemi a utilizzarle. Dalla quinta generazione, ragazzi, si può fare. Ed è una cosa molto bella. Aspetta, si muove questo osso qua. Vabbè, d'accordo, ragazzi. Allora, torniamo dal signore che ci aveva detto di tornare. Wow, che vittoria entusiasmante, i miei consigli sono serviti. Bene, controllo la tua scheda allenatore, dove si c'è stata la medaglia pietra che hai vinto. In altre parole, hai compiuto il tuo primo passo per diventare campione. Sì! Deve essere una situazione incredibile. Già. Dai. Eccola qua, la medaglia pietra. Bene. Allora, come mi è stato chiesto un mio amico, devo finire in questo modo. Ciao ragazzi, al prossimo episodio. Lasciate un commento là sotto e non qua sopra. Indovinate quindi chi è, da chi è che mi hanno chiesto di copiare. E allora, ciao ragazzi, alla prossima.